Ciao ragazzi, io sono Red e bentornati in questo nuovo, incredibile, appassionante, interessante, divertente, istruttivo, cordiale, piacevole video. Un aggettivo in più ogni volta. Oggi parliamo, come avete detto dal titolo, della nuova serie di pistole Orion fatta da Poseidon. Sono pistole su base Glock sostanzialmente, che però offrono una serie di cose veramente molto interessanti, e con cose intendo ovviamente features. Prima di partire vi ricordo che siamo il Monopoly Software Shop di Reggio Emilia e che trovate tutti i link di quello di cui parlerò e dello stesso negozio di attrezzatura militare sportiva e tante altre cose divertenti in descrizione. Ovviamente prima di partire, sigla. Questo trittico di pistole di cui andremo a parlare adesso è una delle cose più interessanti che mi sia capitato per le mani ultimamente, non solo perché sono pistole nuove sul mercato, quindi non è qualcosa uscito già da anni che vi vado a recensire, ma perché in effetti è qualcosa che prima non c'era e adesso c'è. Senza parlare poi del fatto che non si tratta nemmeno delle solite marche, quindi non è un VFC, un Marui, una VE che butta fuori una nuova pistola, ma è effettivamente qualcosa di completamente nuovo. Ecco che quindi possiamo andare a zoomare e vedere da vicino queste pistole. Eccole qui in tutto il loro splendore. Abbiamo ovviamente una numero 3, Orion numero 3 Poseidon modalità performance. Cosa vuol dire tutti i vari numeri e performance ve lo spiegherò dopo. E poi dopo abbiamo due numero 2, una combat e l'altra invece action. Che differenza c'è? Ve lo spiego a brevissimo. Partiamo col definire un secondo cosa vuol dire il numero che c'è prima della pistola e che cos'è la serie Orion. La serie Orion è una serie di pistole prodotta, come detto, da Poseidon, con tacche di mira Poseidon, con sistema interno particolare simile Poseidon di cui parliamo dopo e con l'estetica sostanzialmente di una Glock, in questo caso una 17, fatta in un determinato modo, tra impugnature varie e carrello alleggerito. Diciamo che fanno e stringono l'occhio a un tipo di pistola più da tiro dinamico, quindi un pochino quello che aveva fatto VE con le AK. Prendetelo molto con le pinze perché sono tanti elementi di cui dobbiamo parlare, quindi non sedimentate prima del tempo. Queste sono due Orion numero 2, quella che però ho qui a sinistra è il modello Action, quella che ho qui a destra è il modello Combat. Cosa cambia da Action a Combat e cosa vuol dire numero 2? Ve lo spiego immediatamente. Come vedete questo è un numero 3, questo è un numero 2. Perché? Perché il numero 2 ha come base una Glock 17 Gen 5, più o meno, quindi questo è ovviamente copiato sostanzialmente, rivisitato e rivisita una Glock 17. Il numero 3 è ovviamente più lungo e ovviamente va a copiare invece una Glock più lunga come può essere la 34 o chi per lui, insomma, molto ficcante. Prima che lo chiediate, no, il numero 1 non è ancora disponibile, lo sarà a tempo debito, voi rimanete sintonizzati perché mi hanno già detto o perlomeno ho sentito voci di corridoio e potrebbe essere molto interessante, soprattutto per certi Glock fan che ci sono tra di voi. Se non avete ben capito la differenza tra performance, combat e action, ve la spiego dopo facendovele vedere, che poi dopo diventa direttamente adesso. Il modello più economico è infatti il modello Action, che è questo che ho qui in mano, che è anche quello che costa di meno. Questo tipo di pistole della serie Orion hanno tutte un sistema che funziona sia a green gas che CO2, una impugnatura, dico come pattern, a squame di squalo, è letteralmente la spada di Kisame, che quindi aumenta il grip in maniera importante, fatta eccezione per la Combat, che lì ha un grip molto migliore, ma ne parliamo dopo, per evitare di diventare troppa carne al fuoco. La possibilità di sparare a colpo singolo e raffica, andando a cambiare, girare sostanzialmente un selettore che trovate qui proprio nella parte posteriore del carrello, come le AP01. Loghi ovviamente su tutta la pistola, compreso anche sul fondello del caricatore, e personalmente trovo che sia veramente, ma veramente molto bella e interessante, soprattutto anche come fattura, perché è stata proprio pensata bene. Tasto di sgancio ambidestro, carrello alleggerito, eccetera eccetera eccetera. E ovviamente, visto che Poseidon non ci fa mancare niente ed è famosa per le sue tacche di mira, tacca di mira Poseidon, che è questo sistema qua, così che quando vi andate ad allineare andate a fare veramente un gran figurone, perché andate ad allineare in maniera molto più precisa grazie a questa tacca di mira. E ovviamente in confezione trovate anche la sua normale, quella tipica Glock bassa con le due tacchette, quindi volendo potete andarla a cambiare.
Questa è la base di questi modelli. Tenete conto che la parte del fusto è sempre in polimero e qui cominciano le differenze. Per esempio, nel modello Action, come vi ho detto che è quello che costa meno, troviamo anche il carrello in polimero. Questo permette di abbassare un pochino i costi e fornirvi la pistola a costo inferiore, per l'appunto. Funzionano ovviamente molto bene, la regolazione dello pop è interno, c'è la possibilità di andare a rimuovere questo piattino e andare a montare direttamente un'ottica. Ripeto, sono pistole pensate per essere principalmente da tiro dinamico, quindi è ovvio che abbiano inserito determinate features che quelli di voi che fanno tiro dinamico o che hanno ben presente come sono le pistole a tiro dinamico possano apprezzare. Tenete conto che, giustamente voi dite, io gioco a soft air, che te ne frega del tiro dinamico, a me serve che sia una pistola militare, non è proprio corretto, perché a differenza dell'ambito militare vero, noi siamo spesso lì a sparare, sparare in grandi quantità, quindi avere una pistola che abbia delle ricariche veloci o si possa comunque andare a maneggiare in maniera comoda non è una sciocchezza. Ecco perché infatti passiamo direttamente al modello Performance. Come detto, questa è una numero 3, la versione più grande, che copia appunto Glock 34, sempre con la possibilità di mettere colpo singolo e raffica, come ben detto, e sempre con tutte le features che hanno le altre. Fatta eccezione per che a questo giro troviamo un carrello completamente in metallo. Questo è metallo, motivo per cui ovviamente questa pistolina va a costare di più rispetto che l'altra. Come dico sempre, quando prendete una replica da soft air state pagando sostanzialmente due cose: esterni e interni. Esterni vogliono dire tutti i materiali, i loghi e le parti che vanno a rendere la pistola esteticamente, o il fucile, esteticamente bello. Per quanto riguarda invece gli interni, lì bisogna andare a vedere all'interno. Vi dico già, infatti, che questi modelli Poseidon sono tanta roba, perché montano all'interno determinati componenti che Poseidon è molto sgaggia a fare. Per chi non lo sapesse, oltre che le tacche di mira, Poseidon produce anche tutta una serie di componentistica per fucili GBB e pistole GBB, ovviamente, quindi che vanno a gas, con un sistema di anti-icing. L'anti-icing vuol dire sostanzialmente anti-ghiaccio. Questo perché? Perché, come sappiamo bene tutti noi che utilizziamo queste robe, ogni volta che andiamo a sparare, il passaggio di stato sostanzialmente che il gas fa da bombola a esterno produce freddo, produce gelo. Questo ovviamente, a lungo andare, sparando molto molto veloce, va a congelare la pistola. Se spariamo troppo veloce d'inverno soprattutto, la pistola congela. Se la pistola congela ha dei problemi, eccetera eccetera eccetera. Grazie al sistema anti-icing questa cosa è ridotta drasticamente. Sono in tante le compagnie che l'hanno implementato, Poseidon è una delle migliori e che sinceramente funziona meglio. Per esempio, i componenti sul mio VFC stanno per essere cambiati con tutto un sistema interno di Poseidon. Perché? Perché è devastante, veramente devastante. Ti permette di trasformare una replica che normalmente è molto limitata come GBB in un stack di laser. Ok, non solo per l'anti-icing, ma faremo un video su Poseidon a parte quando sarà il momento, quando il tempo sarà maturo. Tornando quindi al modello Performance, troviamo, come detto, sempre un grip pin di squalo, quindi vedete che è fatto in maniera molto particolare. Mi piace molto perché non è troppo aggressivo, è la giusta via di mezzo personalmente. Ovviamente un carrello in metallo, questo è lungo, ripeto, sempre la possibilità di andare a cambiare fuoco gentilmente, grazie, il fuoco da raffica a colpo singolo, sempre tacca di mira Poseidon con l'altra in confezione da poter cambiare, tasti di sgancio leggermente più grandi rispetto a quello solito Glock, che rende veramente semplice reinserire e andare a maneggiare l'arma. E ovviamente adoro i caricatori con l'estrattore rapido maggiorato, che permette veramente di andare a maneggiare l'arma e estrarre i caricatori in maniera super semplice. Ripeto che sono pistole ibride come l'M17 o altri vari modelli, che sparano sia green gas che a CO2. È letteralmente fighissima questa cosa, io ormai sono impuntato su questo tipo qui. Per quanto riguarda il grilletto, è una normale Glock, quindi troviamo il wall e il grilletto è leggermente più leggero della 17 Gen 5 VE, quindi scatta leggermente prima. Altra cosa tipica delle pistole tendenzialmente da tiro competitivo, che hanno un grilletto più leggero, che così permette di non dover andare a sforzare troppo e tirare troppo, e permette di sparare in maniera un pochino più veloce e prestante. Passiamo adesso all'ultimo modello che manca, che è veramente molto interessante.
troviamo sempre un modello 2 che però a questo giro ha un pattern gripposo molto diverso. Questo infatti è il modello Combat, combattimento. Questa è proprio pensata per chi vuole il top del top e vi spiego perché. Questo grip qui, che come potete vedere è molto gripposo, grazie al cluster, direte voi, è un grip d'arma vera chiamato Polimeri 80, fatto dalla Polimeri 80. Vuol dire che questo affare qui costa normalmente un boato di soldi per farlo sulla vostra replica e permette soprattutto di avere un blocco dell'arma in mano veramente devastante. E personalmente, tra i vari grip che ho visto fare e riproporre su varie pistole, che normalmente mi sembrano sempre un pochino scam, questo è veramente solido. Si vede che è una roba fatta veramente molto bene, perché ragazzi vi si blocca in mano in una maniera indescrivibile e non è troppo aggressivo né sui guanti né sulla mano libera, e permette veramente di mantenere salda la pistola in mano senza avere quei soliti problemi che normalmente altri grip fatti un po' alla carlona mi danno. Quindi le differenze con gli altri modelli sono semplicemente che questo grip è ovviamente d'arma vera e, molto importante, che questo tastino qui, ovvero il mag release, quello che vi permette di andare a rimuovere il caricatore, è ampliato, viene leggermente più fuori rispetto che l'altra. Questo ovviamente permette di andarlo a sganciare in maniera più semplice, caricare ed essere pronti al fuoco. Miau. Sarò molto chiaro con voi, queste pistole, ma perché io non posso girare un video e avere il sole? Deve esserci sempre nuvolo. È svanito, è diventato 28 giorni dopo sempre. Ciao. Sto facendo questo piccolo appunto in casa mia, ovviamente, quindi la luce e l'illuminazione farà schifo, vi chiedo scusa, perché purtroppo oggi sono riuscito a mettermi in contatto sul tardi con gente che parla direttamente con Poseidon e il resto, e ho trovato le informazioni sugli interni che non erano disponibili in maniera facile al pubblico e ho ritenuto fosse abbastanza interessante comunicarvele. Partiamo col dire che negli interni ci sono molte features interessanti, come per esempio la presenza di un sistema cuscino nell'op-up, che permette sostanzialmente di creare un sacchettino, una bollina d'aria sotto il pallino che lo spinge e fa in modo che aderisca perfettamente all'op-up. La canna interna è già di precisione da 6.02 e tra l'altro grazie a questo sistema la pistola può sparare pallini di grammature veramente molto pesanti fino a 0.32, che per una pistola è incredibile, ma veramente incredibile. Questo è facilitato dal fatto che il pistone non sia con due labbra sostanzialmente, ma abbia un doppio O-ring, tra virgolette, anche se non si chiama O-ring, come quello della macchina, come il pistone delle vostre automobili. Il fatto che tra l'altro la canna sia inchiodata quando andate a sparare, le parlo della canna interna, offre ovviamente una precisione devastante, ragazzi, ma veramente devastante. In aggiunta a tutto questo c'è da dire che, come già detto, i caricatori sono compatibili in tutti i suoi modi, quindi ovviamente avete un vantaggio netto anche dal punto di vista di quello che ci volete mettere sopra, ed ha un sistema anti-icing di cui avevo già parlato, ma non sono entrato nello specifico e lo farò adesso, perché questo genere di repliche ha un vantaggio sostanziale, ovvero che la pistola letteralmente non può ghiacciare, quindi anche sotto temperature e stress incredibile la pistola non ghiaccia, semplicemente può non incamerare il colpo successivo e andando a riarmare questa va a sparare nuovamente. Questa è una feature veramente molto interessante, perché ovviamente va a permettere a una pistola a gas o CO2 che sia di sparare anche con temperature veramente molto basse, e senza entrare nello specifico perché poi lì ci vorrebbe una persona veramente che se ne intende tanto, ha degli interni che sono fenomenali anche dal punto di vista delle prestazioni. In sostanza, perché ho fatto questo inserto? Perché una cosa che nel video secondo me non è passata bene è che questo tipo di pistole offre veramente un sistema interno incredibile. Ragazzi, veramente io, soprattutto quella numero 3, ovvero la 34, la sto valutando seriamente, perché è una pistola che veramente non vi lascia mai a piedi e ha una precisione che è devastante, ma letteralmente devastante. Tra l'altro monta caricatori sia Marui che VE sopra, funziona meglio con i VE dei Marui, tra l'altro per qualche motivo non monta quelli VFC. Questo personalmente non credo sia un gran problema, perché costano meno dei VFC i caricatori di questa pistola, letteralmente molto meno, e performano veramente molto, ma molto bene. Ultima piccola nota, perché ovviamente ho trovato un sacco di informazioni su cose che è difficile da reperire, quindi per una volta ho fatto un inserto che secondo me è molto utile anche per voi. C'è la possibilità di acquistare solamente il fusto inferiore, quindi la parte del body inferiore dell'arma, l'impugnatura e il resto, e li fanno compatibili sia con VFC Glock normali che con altre pistole, e questa cosa è interessante, parecchio interessante se posso dire la mia, quindi componentistica varia in arrivo. Tra l'altro,
ovviamente trovate tutta la roba, anche di quella ovviamente combat, quindi fatta dalla Polymer 80, che è la stessa che produce i body per le armi vere, quindi insomma butta via. Niente, volevo darvi questa notiziola in più perché secondo me era importante per capire quanto effettivamente queste pistole spacchino il culo, perché internamente sono veramente, ma veramente tanta roba, ed era ora che buttassero sul mercato qualcosa di così pesante e nuovo e figo e funzionante. Ragazzi, adesso me la devo andare a comprare. Niente, ci vediamo dopo. In conclusione, cosa penso di queste pistole? Penso che siano veramente molto interessanti. Tra l'altro trovo che la possibilità di andare a cambiare da colpo singolo a raffica in maniera comoda e soprattutto senza avere quel selettore di fuoco laterale sia una gran figata, perché su altri modelli come per esempio la 34 della VE avevo riscontrato in passato, continua ad andare a venire il sole, non c'è problema, avevo riscontrato vari problemi, addirittura per errore avevo mosso il selettore di fuoco mentre stavo sparando, questo si è andato a tranciare a metà e la pistola era da buttare, non era nemmeno in garanzia. Questo sistema qui personalmente per il soft air è perfetto, non avendo molti una tecnica di tiro perfetta all'inizio evita sicuramente che andiate a fare delle tasta, senza parlare del fatto che avendola sia CO2 che green gas abbiamo la possibilità veramente di andarla a perfezionare ed avere una pistola che si sposa perfettamente alle nostre necessità. Inoltre siamo in contatto con qualcuno che ne sa molto di più con noi, che è in contatto direttamente con Poseidon, e stanno arrivando sia i caricatori maggiorati, quindi da 80 colpi, che gli adattatori HPA, quindi potete veramente adattarla a quello che volete. La volete usare HPA, usate l'HPA, la volete usare CO2, la usate CO2, volete i caricatori maggiorati, ci sono, volete il caricatore green gas perché il CO2 no, mi fa schifo, lì è che vi aspetta. È da un po' che non facciamo del... è da un po' in effetti che non parliamo e non facciamo del War Rage, un po' perché War è sempre molto impegnato, un po' perché stiamo portando prodotti veramente di alta qualità. Se dovessi quindi mettermi qui e lamentarmi di certe cose, c'è per esempio che la regolazione dello pop non è esterna, come ormai le migliori pistole mi hanno insegnato ad amare. C'è anche da dire che è molto semplice andarla a regolare e che i pezzi interni sono montati estremamente bene, quindi è un piccolo prezzo da pagare per delle features in più, e sempre all'interno delle cose che un pochino mi danno fastidio sono loghi molto grossi sul carrello. Questo Orion qui a me non fa impazzire. Certa gente ci va matta per questo tipo di loghi. Io personalmente li adoro tutti tranne quell'Orion lì. È allo stesso tempo non colorato, quindi in realtà sparisce subito all'interno della pistola. Ripeto, sono io che ormai sono diventato estremamente e che quindi non mi faccio mai andare bene niente. Per il resto, come performance sono buone, ma buone buone ragazzi, cioè 17 Gen 5 livello buone, per darvi un'idea. E ovviamente a differenza del 17 Gen 5 di WFC Umarex, gli interni sono d'acciaio, non nel senso che sono fatti tutti d'acciaio ovviamente, ma che sono veramente sturdi, forti, grossi, tosti, non si sbragano perché sono di alta qualità, e soprattutto essendo un prodotto nuovo buttato sul mercato con già queste performance interne, esterne e il resto così, fa promettere veramente tanto bene. Stanno comunque continuando a uscire sempre nuovi aggiornamenti, quindi vi terremo aggiornati sui social. Ecco che vi invito quindi ad andare a guardare in descrizione e venite a seguire anche su Instagram, dove pubblichiamo tanto contenuto che vi interessa, lo so che vi interessa, porcelloni. E queste qui, tra l'altro ragazzi, c'è la 34, ragazzi, c'è la 34, cioè io davvero vi devo dire che c'è la 34 con le tacche di mira Poseidon che sono sbrodolose, cioè vabbè. Non mi fermo perché poi esagererei. In ogni caso, se avete dubbi, domande, perplessità o non avete capito qualcosa o avete voglia di saperne di più, trovate tutto linkato in descrizione che vi porta direttamente alla pagina del Monopoly Soft Air, dove potete consultare un'ampia descrizione di tutti questi modelli oppure contattarci direttamente in negozio, perché tanto noi siamo qui pronti a soddisfare qualunque vostro sogno. Detto ciò, io vi ringrazio di essere stati qui con noi, vi ricordo che siamo al Monopoly Soft Air Shop di Reggio Emilia. Reggio Emilia, sì, siamo a Reggio Emilia, continuate ad entrare qui dentro e dire cacchio, ma voi siete quelli di YouTube, proprio noi siamo, incredibile. Quindi siamo a Reggio Emilia, trovate tutte le informazioni che vi possono aiutare a contattarci, comunicarci, passarci a trovare e bla 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 in descrizione. Io vi ricordo che c'è anche Instagram, veniteci a seguire anche lì, e che noi siamo qui di nuovo sabato prossimo con un nuovo incredibile, spettacolare, spumeggiante video. Grazie mille, qui da Red è tutto e come al solito, stay hungry!